Buon pomeriggio a tutti! Ciao a tutti! Siamo in due, un sabato pomeriggio in coppia. Io sono Luca Ruggeri. Io sono Sabrina. Ormai la conoscete tutti, è mia moglie. Oggi abbiamo un incarico importante, quello di trascorrere il pomeriggio assieme. Sì. Già avete trascorso delle belle giornate, delle belle mattine, dei pomeriggi molto interessanti con i PFC, con i Personal Fitness Coach. Abbiamo fatto partire un gruppo su Facebook che si intitola Allenati con i PFC, con i Personal Fitness Coach, con l'obiettivo di stare insieme a voi, con l'obiettivo di farvi passare delle belle giornate pur in un momento un po' particolare, però sappiamo quanto sia importante allenarsi e un allenamento corretto ci permette di avere uno stile di vita migliore, ci permette anche di vedere le cose in modo diverso. E allora abbiamo pensato, siccome quello che sappiamo fare bene come trainer, come personal fitness coach, è allenare le persone, aiutarle ad avere uno stato di salute migliore, abbiamo pensato di istituire questo gruppo, un gruppo importante formato da oltre 100 personal fitness coach che ha uno scopo, quello di far star meglio le persone. Probabilmente ci siamo riusciti perché in neanche una settimana abbiamo raggiunto le 5.000 persone e non pensavamo di raggiungere questo successo. Oggi concludiamo la giornata con un allenamento un po' particolare, infatti ho il piacere di presentarvi PFC Training, un allenamento che ancora nessuno conosce, è un mix che Sabrina ci aiuterà, un mix formato da 3 protocolli di allenamento, precisamente FPC. Sì. Allora, PFC è la nostra sigla, P come postural, F come functional, C come core. Quindi faremo 3 blocchi da 15 minuti, uno di seguito all'altro, con l'idea di far allenare la flessibilità, l'elasticità, la forza, la resistenza e la stabilizzazione del corsetto addominale. È un programma interessante, naturalmente non ci serve niente perché siamo a casa, ci basta un tappetino, un asciugamano e una borraccia con dell'acqua perché suderemo. Quindi se ancora non li hai preparati, preparati il tappetino perché la cosa più importante è soprattutto l'acqua. Intanto io mi prendo un minuto per vedere chi è in diretta con me. Siamo in diretta sia su Facebook che su Instagram, quindi se vedete che il nostro occhio è un po' storto è perché siamo in due momenti diversi. Io adesso vi guardo su Facebook, tu Sabrina salutali su Instagram. Mamma mia, ciao, ci siamo, ci stanno cadendo tutti gli apparati. Molto bene, siamo già in 190. Io vi chiedo, si vede bene e si sente bene? Si sente la mia voce, si sente la musica? Datemi un feedback perché poi tra qualche minuto veramente partiamo. Io vi vedo fermi. Sì, siamo fermi infatti. Tra pochi minuti inizieremo l'allenamento. Aspettiamo di arrivare proprio al momento giusto. Siamo già in 198 e ancora non è iniziato. Non saprei chi salutare perché siete così tanti che è un'emozione. So che ci sono tutti i personal fitness coach qui con me. Ripetiamo. Sabri, allora cosa facciamo oggi? Aspettate che abbassiamo un attimo la musica. L'obiettivo di oggi è quello di allenare contemporaneamente la postura, la forza e il core training. Quindi con la postura alleniamo la flessibilità, con l'allenamento funzionale alleneremo la forza e la resistenza, col core training andremo a lavorare tutto il corsetto addominale perché è forse la parte più importante del nostro corpo e tu sai bene quanto avere un addome forte permette di avere anche una schiena forte. Allora non possiamo permetterci, soprattutto in questo periodo dove si sta molto più a casa, si va pochi in giro e quindi la vita diventa ancora più sedentaria, di stare fermi. Io assieme ai 100 e oltre personal fitness coach ci siamo presi questo impegno ogni giorno per 5 lezioni al giorno per 7 giorni della settimana a stare insieme a voi con un programma ricchissimo, veramente tante lezioni, tanti workout che ti permettono di allenare quello che è meglio per te. Prima di iniziare l'allenamento ti ricordo che puoi fare tutto tranquillamente e vedrai una versione di allenamento con me più spinta, una versione di allenamento con Sabrina più morbida, quindi è un po' più soft. Se anche tu sei alle prime armi o non vuoi faticarti troppo per vari motivi, puoi seguire la versione di Sabrina. Ti aiuterò
facendoti capire cosa devi fare, ma basta che segui entrambi, riuscirai a seguire tutto il percorso, tutti gli esercizi. È una lezione coordinata che avrà una continuazione, cioè non si fermerà mai. Però potremmo fermarci per bere? Sì, speriamo, sì. Cosa dite? Ci fermiamo per bere? Allora, io vedo che siete tanti, siete pronti, siamo 270 in diretta su Facebook, siamo una marea in diretta anche su Instagram. Se mi fate vedere qualche like a me e a Sabrina... Dai, noi partiamo. Ah, ne vedo tanti. Molto bene. Allora, siamo pronti a iniziare. Facciamoci un applauso anche se siamo ognuno a casa propria. Siamo a 280, possiamo iniziare. Sei a gambe divaricate, le spalle rilassate, il collo è lungo. Inizia a muovere una spalla e quell'altra, ruotale indietro. Prenditi del tempo per sentire l'appoggio dei piedi, la posizione del bacino e la lunghezza della schiena. Le spalle ruotano indietro, il collo è lungo. Inizia a muovere un braccio e quell'altro in diagonale, un braccio e quell'altro. E vedi che assieme al braccio ti si muove anche il bacino e la gamba. È come se dondolassi il tuo corpo. Noi siamo molto contenti di avervi invitata a casa nostra. Sì, è vero. E per fare questo abbiamo dovuto chiudere nell'armadio i bambini, però ve li presenteremo dopo. Non sapete cosa gli abbiamo promesso per farli star fitti? Per 45 minuti, vero? Sì. Due braccia, dondola. Immagina di allungarti verso l'alto, sollevando un tallone e poi l'altro. Ora rimani, gira maggiormente e allungati come Superman. Le braccia sono in linea con le orecchie, la schiena è lunga, guardate Sabrina, la gamba è allineata. Quello che vi chiediamo adesso è di portare giù i gomiti e di stenderli in avanti. Scendi con i gomiti e distendili. Benissimo. Scendi e distendi. Mentre scendi con i gomiti, scendi anche col tallone. Giù. Solleva braccio e tallone. Giù. Dovresti già sentire il polpaccio che tira. Ottimo. Due. L'ultimo. Dondola. Fai girare il bacino. Ti serve per sbloccare le anche. Ok, rimani dall'altro lato, gira bene e allungati. Prima stabilizza la posizione e ora inizia a scendere con i gomiti e adesso distendi. Scendi e distendi. È come se le braccia scivolassero su una parete. Vai giù anche con il tallone, giù. Allunga. Ottimo. Lascia che tutti i muscoli della schiena lavorino. È vero che è un allenamento posturale, questo non vuol dire che è un allenamento leggero, vero Sabri? Vero. Rimani, di nuovo, dondola. Cerca di allungare le braccia, spingile lontano. Alla prossima rimani, riposizionati, scendi subito, braccia e tallone, piega e distendi. Piega e distendi. Continuano per 4 ripetizioni. Come state? Siete già 320, ma siete bellissimi! Io faccio lavorare la Sabri e intanto mi riposo. Abbiamo anche Andrea Urbinati che ci sta guardando, pensa a te e tutti i personal! Molto bene, rimani, manda giù il tallone, massimo stretch del polpaccio dietro, massimo allungamento davanti. Piegami più la gamba davanti. Dovresti sentire qualcosa, vero? Sì. Ok, cambia. Iniziamo prima con un allenamento posturale, perché così abbiamo preparato tutta la muscolatura profonda all'allenamento di forza successivo. Rimani, riallinea, subito braccia e tallone, giù, distendi, giù, distendi. Spingi i talloni e mandi i gomiti verso il basso. Ok, 4, respira sempre, 2, ultimo, rimani giù col tallone, allunga solo le braccia, controlla l'addome e lascia stirare il polpaccio posteriore. È probabile che tu senta differenza tra un lato e l'altro, quello perché c'è sempre una parte che è più contratta e una parte che è più forte. Torna al centro e inizia a creare dei cerchi con le braccia ampi, stabilizza il bacino, apri bene il petto, bravissimi, cambia,
È vero, ognuno è a casa propria, ma sembra di essere tutti assieme. Fermati al centro nuovamente. Ok, cerchi. Uno, due, tre. Immagina che qualcuno ti stia bloccando il bacino, cambi il verso. Quattro, tre, due, fermati al centro. Ora, gira, ginocchio. Torna, gira, ginocchio. Gira, ginocchio. Ok, bravi. Ragazzi, staremo assieme 45 minuti, sarà molto divertente. Sudiamo, ci alleniamo e ci divertiamo. Ora ti chiedo di rimanere. Spingi la mano contro l'interno del ginocchio, apri bene il busto. Fammi vedere come sta andando. So che adesso non puoi scrivere. Ah, ma se scrivi allora vuol dire che non ti stai allenando. Guarda Sabrina che mantiene la posizione. Torno anch'io, cambia. Sono cerchi, 4, 3, 2, cambia il verso. Cambia il verso, ginocchio. Cambia. Adesso che l'hai capito, puoi farlo con un po' più di ritmo. Bene. Ultimi due. Se hai fatto tutto bene, sei col ginocchio giusto, rimani su, spingi, allunga la schiena, pensa di mandare la testa verso l'alto mentre il piede è impiantato al suolo. 4 secondi, 3, 2, 1, apertura. Inspira, espandi il petto. Ora ruota le mani all'interno, arrotondi un po' la schiena. Io mi giro così vedi meglio. Inspira, apri, fuori l'aria, arrotondi. Inspira, apri, fuori l'aria, arrotondi. Ancora, ruotare le braccia ti consente di lavorare meglio sulla spalla. Quando le ruoti verso l'esterno senti stirare il petto, quando le ruoti verso l'interno senti stirare meglio i muscoli tra le scapole. Sono con te, apri ancora, chiudi. Ora porta le mani sulle cosce, inspira in alto alla schiena come un gatto in piedi e fuori l'aria, arrotondi. Ricordati di respirare, apri e fuori l'aria, arrotondi. 3 ripetizioni, spingi l'ombelico in dentro, 2 ripetizioni, molto bene. Ultima, ti chiedo di rimanere ora con la schiena arrotondata, guarda la mia schiena, come se qualcuno la tirasse verso l'alto. E mentre tieni la schiena, scrivimi per favore se si vede bene, se si sente bene e se siamo belli. Allora, devi rispondere a 3 cose, si vede bene? Si sente bene? Siamo belli? Io spero che siano 3 sì. Vediamo, vediamo, ciao Roberta, ciao Emanuela, ciao Beatrice, ciao Sara Stefanelli, siete veramente tanti. Siamo molto felici di condividere questo sabato pomeriggio con voi. Sara, cosa dici? Ripartiamo? Vai, sì. Ok, cerchi, 1, 2, 3, 4, cambi il verso. Cambi il verso, ginocchio, pum, torna, pum, torna, stai. Mantieni la posizione. Ora manda la tua gamba che è su, dietro, sali con le braccia, scendi con i gomiti e distendi braccia e gambe. Ok, molto bene, 2 volte. Ultima, mantieni la posizione, i tuoi gomiti spingono indietro, il petto si apre, la muscolatura dell'anca si sta stirando attivamente. Come stai Sabri? Bene. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi, quando anni e anni fa facevamo gli allenamenti assieme. Torna, cerchi, 4, 3, 2, fermati, cambia, cambia, gamba, 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 mantieni, perfetto, mantieni la posizione, ottimo, dai forza e adesso ti provi a portare la gamba indietro e le braccia in alto. Scendi con me, su, scendi, bene, vai giù, spingi come ti verso il basso, attivi i muscoli sotto la scapola, mantieni la posizione. Ora, sei già nella posizione della gobba, del gatto, inspira in alto e ruota le mani fuori. Ora ti chiedo una cosa strana, ruota le mani all'interno e arrotonda, mani in fuori in arca, vieni in automatico, all'interno e arrotonda, in arca, arrotonda, in arca, arrotonda e mantieni, mantieni la schiena tonda, lascia andare giù le mani, sollevi i talloni e appoggiati in ginocchio. Ah, hai il tappetino davanti a te,
Io e Sabri ci giriamo così ci vedi meglio. Le mani sono sotto le spalle, le ginocchia sono in linea con le anche. Anche qui ti chiedo di arrotondare la schiena come un gatto ed inspirando la inarchi. Arrotonda e inarchi. Controlla che spalla e polso siano quasi sulla stessa linea. Occhio, facciamo una cosa un po' diversa. Arrotonda, manda dietro il sedere, inarca venendo avanti. Arrotonda, va indietro. Inarca, viene avanti. Arrotonda, 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 arrotonda e inarca, viene avanti. Guarda cosa devi fare. Arrotonda per andare indietro e inarca, vai avanti. Come se passassi sotto un filo spinato. Arrotonda, è un'onda. Sali. Arrotonda, spingi dietro il sacco. Ora davanti il cranio. Molto bene. Ultime due volte, fatemelo fare anche a me. Ultima volta. Mantieni la schiena piatta, la testa spinge avanti, l'osso sacro spinge dietro. Stabilizzati. È il tuo addome che sta lavorando, mi raccomando. Ti chiedo di stendere una gamba dietro e allungarla. Mantieni. Recupera la gamba. Due. Tre. Perfetto. Quattro. Mantieni. Allunga anche il braccio opposto. Tieni. La stabilità. Stabilità, perché è molto spagnolo, è data dal polso e dal ginocchio di appoggio. Alla fine della lezione probabilmente parlerò anche in russo. Appoggia, stendi l'altra gamba, allunga, mantieni. Ginocchio. Due. L'ultimo, mantieni la gamba, sollevi il braccio opposto. Sembra facile, non è così scontato. Ricordati che è l'addome a sostenerti. Riappoggia. La prima gamba sale nuovamente. Mantieni, mantieni. Quattro volte, chiudi. Torna, tre volte. Ciao Sara, ciao Alessandro, ciao Prisca, ciao Angela. Rimani con la gamba tesa, sollevi il braccio opposto, siete bravissimi. 328 persone, complimenti. Pensa se ognuno di voi taggasse un amico. Adesso che sei lì, mantieni la posizione, guarda cosa succede. Recupera ginocchio e mano, distendi. Recupera ginocchio e mano, distendi. Due. Nell'ultima rimani, spingi forte la mano contro il ginocchio contro la mano. Pensa proprio a spingere, come se la gamba volesse venire avanti e la mano spingesse indietro. Tieni gli addominali, riallunga di nuovo, mantieni, 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 scarica. Altra gamba. Quattro. Tre. Il fatto che la gamba si muova non deve permettere al bacino e alla schiena di sbilanciarsi. Ora ti chiedo di mantenere la gamba tesa, stendi anche il braccio opposto. Chiudi, ginocchio, mano. Stendi. Sempre la schiena controllata, dal giusto ritmo. Ora devi spingere la mano contro il ginocchio contro la mano. È come se volessi portare gli addominali per tenere. Quattro. 3, 2, stendi nuovamente, mantieni la posizione e ora arrotonda la schiena e punta le dita dei piedi. Stendi le gambe, sollevi i talloni, appoggia le ginocchia e inarca la schiena. Arrotonda, spingi il sedere in alto, giù i talloni. Sollevi i talloni, appoggia le ginocchia e inarca. Fallo con noi. Inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria. Ultima volta, rimani su, spingi i talloni al suolo, spingi la schiena verso l'alto. Devi immaginare che ci sia una forza che va con le mani sulle tue scapole e manda in alto l'osso sacro. Allungati attivamente, ora porta le ginocchia verso il pavimento, risali con la schiena, ruota le spalle. Il nostro primo blocco, postura, che serviva per scaldarci, è terminato. Hai tempo per bere. Io leggo qualcosa che stai scrivendo perché vedo che state riempendo la chat. Poi iniziamo con un programma funzionale. Cosa vuol dire funzionale? Vuol dire che hai tre blocchi di allenamento. Sì, saremo bravi, ne riusciremo a far tre. Il primo circuito è veramente impegnativo. Il secondo circuito è più impegnativo del primo. Il terzo è meglio che non te lo dica neanche. Ne facciamo uno per volta, se sei d'accordo. Se mi metti un pollice su, possiamo iniziare. Cosa ne dici? Iniziamo? È perché abbiamo sia Facebook che Instagram in contemporanea.
quindi una fatica gestirvi tutti. So che ce la faremo. Bene, vedo dei pollici su, siamo pronti allora, eh? Siamo già caldi, abbiamo tutti i muscoli perfetti. Allora, bevo anch'io e poi iniziamo. Tu sei pronta? Io sì, carica. Carica, siamo caldi? Bene, dopo andiamo a ballare. Sì, anche. Ma mi hai messo l'acqua? Sì. No, non c'è, c'è la grappa. Ottimo. Sarebbe bello sapere cosa fare. Allora, siccome è una certa età... Bellissimo il primo esercizio. Braccio destro in alto. Gambe extra ruotate. La tua mano in basso deve toccare il pavimento per 4 squat. 1. 2. Cerca di spingere le ginocchia in fuori. 3. 4. Gira. 1. 2. Sabri farà una versione un po' più leggera, quindi andrà giù di meno. Ora vai in equilibrio con una gamba. Da qui quello che ti chiede è di stendere dietro e ritornare. La forza e la stabilità del piede di appoggio sono importantissimi. Ecco perché poi lavoreremo anche gli addominali. 4 ripetizioni. 3. Usa le braccia. 2. 1. Il piede che è su va dietro e stai in affondo. Una bella postura. Piegati un po' e rimani. Pom, 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 pom. Qui hai anche il tempo per pettinarti. Ok? I capelli si stanno allungando, la barba si sta allungando. Sabrina dice che sono bellissimo con la barba. È vero? Non è vero niente. Lei vorrebbe che la tagliassi. Poi faremo un sondaggio. La taglio o la tengo? La taglio o la tengo? Torna su. Vai, 4 squat. Scendi. Scendi. 2. Cambia. 4. Oh. 3. Ottimo! È molto bello avervi invitata a casa nostra. Solleva la gamba. Sabri, dove sei? Sono qui. Eccoci. 8 dietro. Se la gamba va dietro, il braccio va avanti. Questo ti dà stabilità. Bene. Ricordati che hai gli addominali che ti danno contegno e controllo. Ultima volta. Il piede lo appoggi dietro. Ti blocchi. Stabiliti, mantieni una bella postura. 8 secondi, 7, poi andiamo a terra, facciamo degli esercizi. Bene, il primo giro sono semplici. Sì. Nel secondo giro così così, nel terzo è un casino. 3, 2, 1, solleva, vai in ginocchio sul tappeto. Per gli uomini o chi vuole spingere un po' di più, farà l'esercizio con le gambe distese. Chi vuole fare un lavoro più leggero lo farà con le ginocchia in appoggio. Abbiamo tutti 8 piegamenti sulle braccia, contiamoli assieme. 8, 7, 6, questi sono semplici, 5, 4, tanto vi siete allenati nei giorni scorsi con i PFC e siete fortissimi. Prossimo esercizio, divarca leggermente i piedi, se hai l'appoggio sulle ginocchia non importa, braccio che sale, torna, le dita sono rivolte all'esterno, braccio che sale, torna. Quello che è importante è il mantenimento della stabilità del bacino. 4 ripetizioni. 3 ripetizioni. Mantieni la stabilità. Ok. Mantieni la posizione. Adesso vai in ginocchio. Porta le mani dietro la nuca. Inclinati da un lato per 3 volte. Io mi giro per farvi vedere meglio. 1, 2, 3. Sali. 1, 2, 3. Sali. Giù. Fatto, giù, senti, ad ogni step, ad ogni inclinazione, come la muscolatura, da un lato si allunga maggiormente e dall'altro invece si contrae attivamente. E ogni volta ti allunghi. Continualo. Benissimo, sono 4 ripetizioni. Andrea, Lucrezia, Puglisi, ho già fatto stamattina, però oggi sono a posto. Ciao Loris, ciao Alfredo. Mamma mia, ma state facendo un sacco di cose. C'è chi imbianca i bagni, c'è chi fa gli allenamenti alla mattina. E noi vi aspettavamo oggi ad allenarvi. Beh, ma voi su Instagram siete veramente avanti. Io vi saluto perché adesso dobbiamo ripartire con il prossimo programma. Cosa ne dici? Ritorniamo su? Wow. Bene, non siamo neanche stanchi. No. Vuoi bere? Sì. Dai, beviamo. Un goccio veloce. Sì, un goccio veloce, vediamo cosa ci propone adesso la musica, perché dobbiamo spingere un pochino, eh?
Bene, credo che questo ritmo ci sia utile per il prossimo giro. Il braccio destro in alto, o su anche il sinistro, indifferente. Scendi giù per 4 volte. 1, 2, spingi le ginocchia in fuori. 3, 4, cambia. 1, ottimo. 2, ti ricordi cosa c'è dopo? C'è il ginocchio che sale. Questa volta, se questo ginocchio è su, la mano è su e deve toccare il pavimento. Tocca e ritorna con controllo. 2, con attenzione. 3, penso che gambe, glutei, addominali, braccia e anche il cuore alla fine della giornata saranno felicissimi. 2 ripetizioni, 1 ripetizione, appoggi il piede dietro, hai 16 piccoli rimbalzi. Scendi, scendi. Se vedi che hai le gambe molto stanche, fermi la posizione. Io ne conto con te. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sali! Subito! Dai che ce ne sono 2. Ce n'è 1. Cambi il braccio. Vai. Un braccio tira verso l'altro. L'altro ti fa collassare giù. 2, 1. Ginocchio. Scendi piano. Risali, scendi piano, risali, usa gli addominali. Nella prossima pausa, mentre bevete, scrivetemi anche come sta andando, eh? Vi prego, voglio sapere come sta andando, così possiamo continuare in scioltezza. Ultima ripetizione, appoggia. Ti ricordi cosa devi fare? Quanti ne dobbiamo contare? 10. 16! Sì. Balla sempre, vai! 3, 4, non ci si può fidare. 7, 8, ne abbiamo adesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ginocchio. Ok, allora nel primo giro io avevo le gambe tese, Sabrina le gambe piegate. Io sempre le gambe tese, Sabrina sempre le gambe piegate, ma un piede sollevato. Piega. Torna, ginocchio in raccolta. Ora, piega. Torna. Terza. Quarta. Cambia la gamba. Go. Boom. Seconda. Terza. Bravissimi. Quarta. Io divarico. Sabrina appoggia entrambe le ginocchia. Mani ruotate all'esterno. Sali, colpisci, sali, colpisci, sali, colpisci, ultima, cambia, sali, colpisci, sali, ultime due, ultima, appoggia, risali, primo giro fatto, okay. Secondo giro fatto, terzo giro lo rendiamo un po' più sciolto ancora, va bene. Perché poi non siamo neanche a metà dell'opera. Abbiamo fatto la prima parte del primo circuito funzionale. Io ne ho segnati diversi, 7-8 circuiti. Vediamo quanti fanno, eh? Braccio destro? Vediamo dopo, non ti preoccupare. Pronti, pronti? Go! Cambia! 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 Ottimo! Sì? Ultimo? Ginocchio! Go! Appoggia, se puoi fallo con un po' più di velocità, lo so che ti sto chiedendo tanto, ma so che riesci, tanto questa sera non vai né a mangiare fuori, né a ballare, né a fare l'aperitivo, dopo una bella merenda, un bel bagno e siamo a posto. Ultimo, appoggia dietro, ragazzi qui è un po' dura, eh? Sabrina farà i molleggi, io faccio una cosa diversa, prima di iniziare te la faccio vedere. Guarda il mio piede. Oh, lo devi sollevare per 16 volte. Pronti. 4, 3, go. 1, 2, 3, 4. Fai sentire rumore. Tanti, anche i tuoi vicini si stanno allenando con te. 8, 7, dovresti sentire qualcosa dietro la chiappa. Sono 4, sono 3, sono 2, è fatta! Wow, braccia. Andiamo. Shh. Dai, dai, dai. 7, 6, spingi fuori.
5, dai velocità. Ultimo. Benissimo. Appoggia. Ritorna. Ti ricordi che l'abbiamo fatto un po' più veloce prima? Provaci di nuovo, dai. Probabilmente una gamba è più in difficoltà. Non importa, è quella dove dovremmo lavorare maggiormente. Mancano 3. Prometto che dopo puoi bere. Ultimo. Appoggia. Sali per 16. 1, 2, 3. E intanto Sabrina molleggia. Dai, che piccolo. Dagli forza in elevazione. 8, 7, 6. Io voglio vedere quanta gente c'è. Allora smetti di fare l'esercizio. Vai. Andiamo in ginocchio. Bene. Questo è complicato, vero? Sì. Sì. Sabri è in appoggio, io no. Occhio ragazzi, dovete seguirci. Un piegamento. Un ginocchio. Stendi, stai lì. Sabrina rimane lì, io vado su. Di nuovo, un piegamento. Ginocchio. Sabrina stai lì, io vado su. Un piegamento. Ginocchio. Sabrina stai lì, io vado su. Scegli se fare la versione di Sabrina o la mia. Stai per 8 secondi. 7 secondi. 5, allungati. 3, 2, cambia la gamba. Wow! Un piegamento. Ginocchio, mentre io vado su, Sabrina rimane lì. Puoi scegliere cosa fare. Piegamento. Ginocchio, su. Piegamento. Ginocchio, su. Ultimo. Piegamento. Ginocchio, su. Tu Sabrina rimani, io vado in stretch. Bene. Gambe divaricate. Se vuoi sempre ginocchio in appoggio oppure ginocchio sollevate. Ruota le mani leggermente verso l'esterno. Sollevi il braccio, due colpi, appoggia, l'altro, solleva, colpa, va, boom, cambia, boom, cambia, continua, ok, stabilite il busto, stabilite il bacino, ultime 4, come sta andando? Senti che pancia dura, siamo pronti all'estate, ultimo, ginocchio, girati, 3 inclinazioni, pom, pom, vai giù. 3, pom, pom. Se non ce la fai, scendi di meno. 1, 2, 3. Ancora. 1, 2. Dai che ci siamo. 1, 2, 3. Benissimo. Ultima volta per l'alto. Prometto che dopo si va a bere. Punta i piedi, sali. Allora, è il momento per bere. Io vado a leggere, vediamo. Allora, siete una manna dal cielo per chi ama muoversi, siete tutti indispensabili. Ora che non si può fare nulla, grazie. Ma vi andiamo bene anche se i miei capelli sembrano un mocio vileda? Vai Sabri, c'è Monica che dice vai. Ciao Monica. Tosto, ma bello, grazie mille. Allora, io non so se posso dirvelo, vediamo se lo posso dire a voi. Sì, forse a loro di Instagram. Sì, inizia il secondo circuito. Sono solo 4 minuti, ma 4 minuti veramente molto tosti. Il training che faremo si chiama EMOM, vuol dire che si lavora con una serie di esercizi, non ti dirò mai quali, ma si lavora solo per 60 secondi. Anzi, se sei bravo, bravo, se sei brava, brava, bastano ancora meno secondi, così tutto il tempo che ti rimane recupero. Partiamo? Dai! Allora, 4 esercizi. Quale sarà il primo? Io farei uno squat jump. Ok. Bene, il secondo. Bello, il secondo, la foto col giro. E il terzo? Non è. Ah, bello, il terzo. 4 esercizi. Allora, spero che lo metti il cronometro. Partiamo subito. 3, 2, 1, salta! 1. Sabri, se vuole salta, se vuole no. 3. 4, sei qui, braccio, gira, 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 4, 3, 2, 1, siediti, ultimi 4, ultimi 3, ultimi 2, ultimo, solleva culo, ginocchia, 8, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, ti aspetto in piedi. Sono passati 40 secondi, ne hai 20 per recuperare. Io metto una musica più potente e tu riposa. Ah, primo minuto fatto. Ok, molto bene. Andiamo qua. Ah, questa ci piace. Vai. Ci siamo, eh? 3, 2, 1, salta. Pum. Salta. 2, 3, 4, braccio, gira. 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 Dai, che lo so che ce la fai. Se riesci, vai alla nostra velocità. Qui c'è veramente poco tempo. È fatta. Siediti. Fortuna che abbiamo il tappeto vicino. Braccia, vuoi sollevare le gambe? Forse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginocchio. Po. Po. Che fiatone, eh? 3, 2, 1. In piedi. Ci abbiamo messo 44 secondi. Secondo giro fatto. Ok. Quanti giri ci mancano? Uno. Non è vero, due. Dio mio. Vara sempre. Ci ho provato. Sono 4 minuti. Abbiamo ancora 4 secondi. Parti. Ottimo. 3, 4. Braccio, gira. Sali. Che fighi che siete. Yuhu. 4. 3. Chissà cosa penseranno i nostri figli. Gira. Allora abbiamo detto, gambe e braccia, se vuoi. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, centro, solleva il ginocchio. Adesso alla sabbia gli chiederò quanti giri dobbiamo fare, lei dirà che abbiamo finito, sta a vedere. Ultimo. Quanti giri ci mancano, Sabri? Finito! Non è vero, ce ne manca ancora uno. Abbiamo 12 secondi di pausa. L'ultimo, L'ultimo, cosa vuoi che sia? Io non sono neanche stanco, non sono sudato. Tu? Io sì. No, non è vero. Pronti per 3, 2, 1, salta. Salta. Dai, che ce la fai. Braccio. Fai con me, fai con me. Ora. Vai su verso l'alto. 5. Ragazzi, come state? 8. Siediti. Oh. Poi dopo ci stendiamo e dormiamo. 8, 7, 6, 5, 4, vola il tempo, e quando ci si diverte, appoggia, sollevi il culo, 8, 6, ultimi 4, ultimi 2, ultimo, siediti, oh, puoi recuperare un po', abbiamo un minuto e mezzo di pausa, recuperiamo, beviamo, ti spiego il prossimo allenamento, ma il prossimo è facile. È quello lì che non volevi fare. Però è facile, si fa bene. Sì. Aspetta, fammi vedere. Metti qui. Ah, bello! Sì, sì, il prossimo è proprio bello. Il prossimo parte addirittura in ginocchio, quindi è sicuramente semplice. Cioè, un circuito che si fa in ginocchio, in riposo. Che fatica vuoi che ti dia? Vediamo chi c'è in diretta. Ragazzi, ma ancora ci siete tutti? La Bea dice, la Sabri è troppo brava. Sì, e a me? Laura... Sto circuito è spettacolo, pensa il prossimo. Ciao Elisabeth che sei morta. Sabrina ci sta guardando. Milena, Sabri for President. Scusate, allora, ho lavorato 2 settimane per questo nuovo programma di allenamento. Vabbè, grazie Sabri. Bevi un goccio di grappa che ti fa bene. Loredana Parodi, non mi fido. Patrizia dice al top. Elisabeth, ciao Sabrina. Ciao. Allora, sta passando il tempo, Serve solo per farvi recuperare. A me piacerebbe che tutti contemporaneamente metteste un cuore o un like al mio via. Quindi farò 3, 2, 1, via. Vorrei vedere i cuori che riempiono tutte le... tutto lo schermo. 3, 2, 1. Vogliamo vedere i cuori! Dai, un po' di cuori, Andrea Saporiti. Dai, che adesso vi ammazziamo, adesso vi alleniamo. Quanti cuori che escono! Poi vogliamo vedere anche le facce sorridenti, le facce morte. Benissimo, io dico che siamo pronti. Alessandra, Sabri sei top. Grazie. Lorenzo, testamento fatto. Allora, ciao Alessandra Zonzini. Mamma mia, quanti siete? Vai. 306. Ma gli altri 20 sono morti? Iniziamo, dai.
Bene, dobbiamo lavorare 30 secondi per ogni circuito. 6, con i glutei sui talloni, da qui sali. Questo è facile, eh? Bello questo. Quando sali, ricorda, addome glutei compatti. Molto bene. Contrai. Fossero così tutti gli esercizi. Non so se li diciamo quelli che abbiamo dopo. Contrai. 5 secondi. Ok. Puoi devi scegliere una gamba. Adesso scendi, sali, poggia. Giù, l'altra. Mantieni la stabilità. Bene. Se senti fastidio alle ginocchia, scendi di meno oppure metti un cuscino sotto le ginocchia. Ottimo. Se puoi, coordina gamba con braccio opposto. Oppure tieni tutte e due le braccia avanti se vedi che sei in difficoltà. Molto bene. Ah, questa musica mi piace. Ora rimani su con una gamba. Ok. Appoggia le mani. Chi vuole stende la gamba dietro, chi vuole la tiene in appoggio. 30 secondi di piegamenti veloci, piccolo. Bene, 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 vai. Andiamo, 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 andiamo. Dopo ti devo chiedere una cosa strana. Mi fido di te. 20 secondi fatti. 24 secondi fatti. Dai che ci sei, fermati. Se davanti hai il piede destro, la mano destra rimane in appoggio. Dimmi che hai capito, se davanti hai il piede destro, la mano destra rimane in appoggio e il sinistro lo apri. Ok, mantieni. Cerca di ruotare bene anche il piede dietro. Ottimo. Mancano 10 secondi. 5, 4, 3, 2, torna, appoggia, giù. Riparti. Contrai, contrai, ok, devi sentire l'attivazione dietro i glutei e sull'addome per stabilizzarti. Se qualcuno ti spingesse, tu non dovresti cadere. Ok, ultimi 8 secondi, dai contrazione, 5, 3, 2, rimani su, piede, scendi, l'altro, scendi, l'altro. Se vuoi coordina le braccia. Secondo me domani starete da Dio. Ma c'è una sorpresa. Domani ci sono altre lezioni. Abbiamo Pilates, Core Training, Tonic, Functional, c'è Chiara, Loredana, Lorenzo. Ci sono tutti domani. Rimani naturalmente la gamba opposta rispetto a quella di prima, eh. Se vuoi sollevi il ginocchio dietro, se vuoi la tieni in appoggio. 30 secondi di piegamenti veloci. Bene, benissimo. Dai, che abbiamo fatto? Ci mancano solo 15 secondi. Cerca di scendere. Comoda questa posizione per i piegamenti, vero? Ci mancano 8 secondi. Ah, dai, che è finita. 3, 2, 1, apertura. Ricordati, sei davanti il piede sinistro, la mano sinistra appoggia, l'altra apre. Ok, 20 secondi ancora, allungati verso l'alto. Sabri, come stai? Bene. Voi come state? Fate un dito, non questo, mi raccomando, il pollice. Mancano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, plank. Cammina dietro. Stringi le mani, piega le gambe. Mantieni la posizione. Ottimo. Mantieni, 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 mantieni. Bene. Dobbiamo lavorare. 30 secondi solo di corsa sul posto. Pausa per 10 secondi. 20 secondi. Pausa 10. 10 secondi. Pausa 10. Allora, corri per 30, ti riposi per 10. Corri per 20, ti riposi per 10. Corri per 10, ti riposi per 10. Chiaro? Diciamo che è un circuito a tempo un po' modificato. Tra 15 secondi vai in posizione d'attacco, tieni gli addominali. Tra 10 secondi, allora, 30 di lavoro, segnatelo. 10 di recupero, 20 di lavoro, 10 di recupero,
10 di lavoro, 10 di recupero. E Massi sta morendo, dice Daniela. No, 3, 2, 1, corri! Go, vai, 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 vai. Allora, 30 di lavoro, 10 di recupero. 20 di lavoro, 10 di recupero. 10 di lavoro, 10 di recupero. E poi siamo finiti. Sì? Dai, dai, li faccio anch'io. Chissà se questa sera ci mettiamo qualcosa di buono. Sì! Perché non si può andare a comprare niente. Bene, 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 bene. 8, 7, 6, 5, 4, tieni l'addome. 3, 2, 1, pausa per respirare. Molto bene. Poi mi dite come state, perché prima di finire abbiamo il core training. Siamo un po' in ritardo, ma voi avete impegni questa sera? Possiamo andare avanti qualche altro minuto? Sì. Dai, dobbiamo iniziare! Mi fate parlare e poi mi dimentico. Vai. Sì, sì, bene, 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 bene. Ah, dopo ti devo dire delle cose bellissime. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. 10 per respirare, 10 di lavoro. Tra 4 secondi, 3 secondi, 2, 1, vai. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, pausa, acqua. E la mia acqua me l'avete fregata, non è qui. Allora, la P di postural è terminata, la F di functional è terminata. Adesso c'è la C di ci facciamo il core training, che invece deve iniziare. Luca, ti adoro, dice Roberta. Roby, mi manchi un sacco. Anche la Cinzia c'è. Maria Vedda, recupero giusto. Bene, bevete, mi raccomando. Adesso abbiamo un circuito tutto al tappeto per gli addominali. Ma come tu sai, probabilmente anche come tu sai, io non sono molto forte negli addominali. È una parte del corpo che non mi piace allenare. Faccio giusto 2-3 esercizi, crunch. Quelle cose lì semplicissime che possiamo fare tutti. Quindi ci stendiamo. Qualcuno l'ho perso. Milena, questa sera pizza di ceci, ma quasi quasi ripensa e mangia anche mio marito. Che meraviglia. Rossella, sono cattivissimi. Siete bravissimi, thank you so much. Allora, dai, stendiamoci. È l'ultimo blocco, eh. Oh, che bello. Bevo. Io bevo di lì tu qualcosa. Ah, vi dobbiamo dire questa cosa. Abbiamo preparato una playlist che avete sentito in sottofondo. La potrete poi scaricare per allenarvi con noi. Quindi un programma fatto di musiche scelte da me e da Sabrina, proprio per allenarci, e in modo tale che anche voi possiate allenarvi a casa quando non ci siamo noi, che in un futuro possiate utilizzarla per andare a correre o per la vostra giornata quotidiana. Tra poco, finita questa lezione, comparirà un post, un link dove la potrete scaricare. Spero che questo vi faccia piacere. Dai, andiamo giù. Oh, come si sta bene. Dimarca le ginocchia, unisci le piante dei piedi. Solo crunch. Oh, che bello, aspetta un attimo. Qui si sta bene. Sali. Ogni volta che sali, ricordati di spingere l'ombelico al suolo e cerca di salire col busto guardando oltre. Sono 4, 3, 2, ultimo. Stendi le gambe. Una mano dietro la coscia ti aiuta a salire. Oh, e giù. Puoi salire con la forza delle braccia, con la forza della gamba o con la forza degli addominali. Tu cosa scegli? Gli addominali. Vai, lascia giù il piede se puoi. 2. Bene. Ultima. Cambia. Scendi. Vai. Donne, se vi siete allenate, mi raccomando, non fate come Milena che si vuole mangiare il marito. Uomini, se vi siete allenati, la moglie la potete mangiare. Manca 3. Manca 2. Ultimo. Bene, le braccia sono in alto. Ruota, cercando di attivare gli addominali. Sali. Se hai fatto bene il lavoro prima, questo giro dovrebbe farti sentire dei muscoli strani. Giù. Piegati anche un po'. Benissimo. Fermati. Mani dietro la nuca. Scendi di nuovo. Secondo giro. Crunch. Stringi forte l'addome. Ok. Sono 4. Sono 3. Sono 2. Ultimo.
stendi le gambe. Quando sale un ginocchio sale anche il busto. Oh, scendi. Chiuditi. Adesso si sentono, vero? Sì. Sì. Ok, fai in modo che la salita sia fluida. Se devi fare uno scatto, è meglio che rifai la versione precedente, quella più leggera. Dai che ci sei. Sì. Sì. Questo è l'ultimo. Tutte e due le gambe tese. Ora diventa un po' dura. Devi girare e andare in plank con le gambe incrociate. Torna. Sali, gira, plank. Un piede si incrocia sull'altro. Gira. Torna. Ultimo. Torna. Scendi adesso. Ah, riparti, crunch. Spingi la pancia dentro. Perché questa posizione delle ginocchia? Perché ti permette di sollecitare maggiormente gli addominali. E l'ultima volta, rimani su, unisci le ginocchia, stendi le gambe, adesso vai giù, perché devi salire con le braccia, con il busto e con le gambe. Chiudi, piano, scendi. Dai, che fatta. Sì. Sì. Ultimo. Stai qui. Stendi le gambe. Braccia in alto. Un giro. Mantieni. Twist. Se puoi, stai solo su un piede. Io sento gli addominali, tu? Io. Gira. Braccia. Giro. Ok, twist. Ottimo. Sono 4. Sono 3. Sono 2. Sei già in ginocchio per il prossimo circuito. Mamma mia. Allora, con la scusa, metti un po' a posto il tappetino, l'asciugamano. Io non ti farei bene adesso. Vediamo dopo, ok? Allora, facile, il prossimo circuito è facile. Parti in plank. Te lo faccio vedere. Sarebbe bene farlo con le gambe divaricate almeno quanto il tappeto. Se vuoi, puoi farlo come Sabrina con le ginocchia in appoggio. Allora, partiamo assieme. Plank. Un ginocchio arriva due volte al gomito. Naturalmente per l'opposto. Cambia. Recupera, vai giù. Finiti il recupero. Plank, ginocchio, due volte. Cambia. Fermati qui, solleva un braccio. Appoggia. Solleva l'altro. Appoggia, scarica. Finiti il recupero. Ginocchia. L'altra. Bene. Braccio. Appoggia. L'altro. Appoggia. Ascoltami. Gamba. E braccio opposto. Appoggia. Gamba. E braccio opposto. Appoggia. Scarica. Dobbiamo rifarlo tutto. Ma lo facciamo al contrario. Ogni volta togliamo una cosa. Dai, che andiamo. Due ginocchia. Due ginocchia. Un braccio. Appoggia. Un braccio. Appoggia. Gamba. Braccio opposto. Wow. Appoggia. Gamba. Braccio opposto. Appoggia. Scarica. La prossima volta non facciamo Superman. Go. Ginocchia. Ginocchia. Braccio. Appoggia. Braccio. Appoggia, scarica. Wow. Finiti il recupero. Plank. Solo due ginocchia. Solo due ginocchia. Appoggia, recupera. Ok. Cavolo. A me piacerebbe che finissimo con l'ultimo minuto di plank, tutti assieme. Però lo chiedo a voi. Se volete lo facciamo. Se no, possiamo evitare di farlo. Allora, vi andrebbe di fare un minuto di plank tutti assieme? Poi dopo è finita, eh? Se mi fate un pollice su al mio via, tutti adesso lo facciamo. 3, 2, 1, vai! Fammi vedere. No, vedo pochissimi pollicini. Vuol dire che non volete fare l'ultimo minuto di plank. Allora, Marilena ci sta guardando. Giada è carica. Isabella dice sì. Voglio sapere se volete fare l'ultimo plank assieme. Ditemi o sì o no. O sì o no, sì, facciamolo.
Ma se lo facciamo, lo facciamo veramente. Vedo un po' di sì, ne vorrei degli altri, perché non me ne bastano 3-4. Volete fare anche voi l'ultimo minuto di plank? Sì, anche su Instagram ne voglio fare un sacco. Allora, 10 secondi, vi do 10 secondi per mettere tutti i like possibili. 10 secondi, 9 secondi, se ne vedo tanti lo facciamo. 10, 9, 8, 7, dai, vediamo, sì. Ok, play, si parte. Ragazzi, unisci i talloni, punta a terra, stendi, stringi forte le mani. Ottimo, è solo un minuto, sarà divertente. Ti chiedo di sollevare un braccio e portarlo fuori. Puoi appoggiarti, salvi su di me. Guarda. Bene. Tieni il braccio fuori, tieni gli addominali. 3, 2, 1, cambia. Adesso mi appoggio io. Che culo, dai, che ti tengo. Sì? Adesso sollevi tutti e due le braccia. Non è vero. Braccio. Mantieni. Intanto fai ciao. Cambia. L'ultimo. Ragazzi, manca veramente poco, Tutte e due le braccia giù, stringi forte le chiappe, abbasso un po' il sedere, ricordati di girare il bacino, giri il bacino e stringi l'addome. 8 secondi, 7, voli il tempo, 6, 5, 4, come va? 3, 2, scarica! Wow! Ottimo! Adesso vediamo, io metto una musica bellissima, perché un personal fitness coach ricorderà sicuramente, gli ricorderà qualcosa. L'ho messa apposta per noi. Sarebbe bello se la trovassi. Eccola. Questo ricorda un campus che abbiamo fatto, 3 giorni di formazione assieme, sempre in luoghi molto belli. Quindi un percorso che fanno i trainer per migliorare le loro competenze. E questi trainer sono proprio quelli che vi stanno facendo lezione su questa grande pagina. Allenati con i personal fitness coach. Allora, ricordati, mentre scarichi le spalle, che dalle 18, se vorrai, potrai scaricare la nuova playlist PFC Training con tutte le canzoni che abbiamo utilizzato oggi. Poi mi dirai se ti è piaciuta. In più, per i trainer, c'è una bellissima novità. Ho creato un portale con oltre 200 ore di video lezioni, proprio per i trainer che vogliono studiare, e adesso anche tu potrai accedere gratuitamente a questa raccolta di video formativi dedicati all'allenamento, alla nutraceutica, al marketing. Quindi basta che tu lo chieda e sarà a tua disposizione, così in questi giorni potrai studiare, allenarti e stare con noi. Sali con un braccio, cresci, gatto opposta, stretch. Appoggia e guarda di lato. Sentiamo dei rumori. Mi sa che qualcuno vuole venire a trovarci. Torna. Sali. Rimani su. Cresci. Gamba opposta avanti. Vai. Bene. Poi mi dite come state. Sarebbe bello vedere un pollicino su, vabbè, dopo. Gira. Rilassa le spalle. In ginocchio. Mani dietro. Inclina. 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 Braccia. Allunga. Spingili anche dal lato opposto. Allunga. Sali. Punta i piedi. Dinamico. Raccogli un ginocchio. Apri il petto. Sali. Raccogli l'altro. Si sta proprio bene adesso, Sì. Abbiamo allenato tutto. Postura. Porta. Resistenza. Addominali. E credo che anche a livello di spirito siamo tutti molto meglio. Sali. Mantieni, apri il braccio, cambia, sali, che bei ricordi questa musica, vero PFC? Sali, ricordati il gatto, arrotonda, ruota le mani all'esterno in arca,
Abbiamo fatto proprio un bel lavoro. Mantieni la schiena tonda, lascia cadere le braccia. Sali con un braccio verso l'alto. Cambia. Vai su. Cambia. Allungati. Un altro. Giù. Lascia che il busto salga. Inspira. Allungati. Tocca con le dita il soffitto. Vai su. Ruota le spalle indietro. Una bella postura. Respira. Ultimi due. Sali. Ruota le spalle indietro. L'ultima. Chiudi al centro. Ragazzi, siete stati bravissimi. Io devo ringraziare un sacco di persone. Chi devo ringraziare? Io voglio ringraziare Sabrina. Grazie. Voglio ringraziare tutti i personal fitness coach che mi hanno aiutato in questa bella esperienza. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, siete stati veramente tanti, tutte le persone che si sono iscritte a questo gruppo, e voglio ringraziare Martina e Gabriele che sono stati bravissimi, ci hanno permesso di lavorare, di prendersi un'ora per noi. Grazie che siete stati con noi! Ciao. Sono stati bravissimi, loro ci hanno permesso questa mattina di provare la lezione, l'abbiamo fatta anche con loro, ci siamo allenati per una settimana, perché quando non facciamo lezione noi la facciamo con i personal fitness coach, quindi anche noi ci prendiamo un'ora per allenarci, vero? Sì, vero. Infatti usciremo da questa quarantena che saremo ancora più in forma. Allora, Luca, stiamo facendo del bene a tutta la nostra amata Italia. Grazie Eli, grazie Isabella, grazie Giovanna, Domenico. Io vi mando un abbraccio, vi auguro di passare un buonissimo sabato sera in compagnia della vostra famiglia. Vi auguro di passare una bellissima domenica. Approfittatene per fare delle cose che abitualmente non si fanno. Forse se prima non vi allenavate potete approfittarne per allenarvi, per studiare, potete approfittarne per stare un po' assieme. Ricordatevi che avete adesso anche la playlist delle canzoni che abbiamo utilizzato oggi, e se siete dei trainer state in orecchio, perché stiamo attivando un portale che ti permetterà di studiare direttamente da casa, tutto gratuitamente, oltre 200 ore di video, quindi avrai un sacco di cose da fare. Io vi mando un grosso abbraccio, un bacio. Domani c'è lezione alle 11, c'è lezione alle 17, avrete pilates, core training, tonic, functional, ci sarà Chiara, Lorenzo, Loredana, ci saranno, aspetta che non mi ricordo neanche chi c'è, che me lo devo leggere. Allora, alle 11 c'è Chiara che farà pilates, allora alle 11 pilates con la Chiara, alle 11.30 ci sarà Lorenzo che farà core training, poi ci sarà alle 17 Loredana con il functional e alle 17.30 bice con il tonic. Quattro lezioni per occuparvi tutta la domenica pomeriggio, non avete scuse, e da lunedì si riparte con il super programma alle 11, alle 13, alle 17.30, 18, 18.30. Io vi lascio con un sacco di baci, ciao a tutti, ciao! Ciao ciao ciao! Gabri, dove sei? Ciao! Ecco, non lo vedevamo! Ciao a tutti! Ciao!